Allora, ero lì beato che mi vedevo i miei video dei marziani, quando tutto ad un tratto vedo questo elemento molto eccentrico, questo qua, col cappello tutto così, che intervistava la ex moglie del Greg. La moglie del Greg è appassionata di cazzi, cioè la sua arte si concentra sui cazzi. Lei dipinge solo cazzi, diciamo. Ma piuttosto mi ha interessato, mi ha molto colpito questo tizio qua. Vado a vedere chi è questo, col cappello. E qua la descrizione dice: il movimento per il paradiso è un movimento politico che proclama lo sviluppo della scienza come unico mezzo per liberare l'uomo dalla schiavitù del lavoro e del denaro. Il paradiso è un sistema politico simile al comunismo. E qui già le mie antenne si sono... What the fuck? Say what? Ma senza alcun proletariato, quindi non ci stanno i poveri, ragazzi. Basato su nuove tecnologie quali la robotica, l'ingegneria. È bello questo video fatto dopo quell'altro che ho fatto, che ho messo prima, che dove io sono totalmente pro comunismo. Quello è un video di 7 anni fa, ragazzi, quando stavo schizzato totalmente. Ero comunista. Bisogna ammetterlo, quando si è coglioni a volte. Si sbaglia. Questo è il loro libro e adesso prenderemo un po' di spunto per imparare, ragazzi. Per vedere l'orrore che c'è là fuori. Paradiso, per una società libera dal lavoro e dal denaro, ok? Loro sono contro Dio, invece della mano di Dio che dà la vita, cioè il robot che dà la vita. Questo perché secondo loro noi siamo stati, come dicono tanti, gli alieni ci hanno dato vita. Ma dopo lo vediamo. Intanto la Republicon li promuove un po', le macchine al servizio dell'uomo, il paradiso è la filosofia del futuro. Paradiso, loro lo chiamano paradiso perché, anzi, facciamocelo dire proprio da lui, ragazzi, al volo. Il paradiso, che cos'è il paradiso? Il paradiso è una società libera, che ci libera dalla schiavitù del lavoro e del denaro. Il paradiso significa fare della terra un paradiso e utilizzare. Attenzione, quindi fare della terra un paradiso, ragazzi, questa, la terra è un inferno. Questo è un test che noi dobbiamo avere, no? Ma loro pensano di migliorare, capito? Di portare di avere il paradiso qui, sulla terra, no? Perché loro ovviamente non credono in Dio, no? Ok, poi dopo andiamo da lui, però intanto vediamo che Repubblica pure li promuove. L'idea utopica del paradiso in terra sta accogliendo adepti in diverse nazioni del mondo. L'obiettivo è che l'essere umano dedichi la propria vita alla ricerca, alle arti, agli studi e allo sviluppo personale, lasciando ogni incombenza alle macchine che libereranno finalmente l'individuo dalla schiavitù del lavoro e del denaro. Queste sono le stesse cose che diceva anche il movimento Zeitgeist, ragazzi, qualche anno fa. E ci sono pecore, ragazzi. Ah, vedo che la mia immagine si è bloccata. Ottimo, possiamo anche stoppare un secondo? Possiamo riprendere? Ecco, perché c'è un problema con il computer. Ok, quindi il paradiso, qui ci sono anche dei zombie che vanno per strada. Reddito minimo garantito vogliono i soldi senza fare niente, ovviamente. Tanto a zappare la terra ci pensa il robot, ragazzi. E qui vediamo che nel loro sito loro citano un certo Philippe Van Parijs, un reddito universale è ciò di cui abbiamo bisogno. Andiamo a vedere chi è questo Parijs, che è insomma è conosciuto come il principale sostenitore della proposta di introduzione del reddito di base. Ok? Fra i suoi iscritti, non so, io leggo Tavistock qua, ma sarò io. Poi ritorniamo sempre al nostro eccentrico, eccentrici, 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 un clown, insomma. Ritorniamo al nostro clown, ragazzi. E questo logo, diciamo, lo vedo un po' sospetto io, ma anche uno che va in giro così conciato, diciamo. Già mi mette un po' di disagio, è vero. Ma andiamo piuttosto nel suo Pinterest, ragazzi, perché ci sono cose interessanti. Lui è un artista vivente, che è meglio di un artista morto. Lui ama la vita e sono un rivoluzionario e un filantropo. Filantropo. Oddio,
bisogna dirlo. Ah, e qui vedevo rael.org. Cos'è sta roba? Ho detto. Vada, vede. Il movimento raeliano. Il disegno intelligente per gli ateisti, cioè loro ovviamente. L'intelligent design sarebbe Dio, no? Però per quelli che non credono sono gli alieni, l'intelligent design. Quindi gli extraterrestri hanno creato ogni forma di vita sulla Terra, cioè la solita pippa, no? Costruiamo un'ambasciata per accoglierli, quindi loro stanno aspettando adesso che questi alieni vengano, poi dopo lo vediamo la loro storia. E questo è il loro guru, un certo... si chiamava Claudio, non so come si chiamava, poi, però ovviamente anche lui, come Luca Nali, come si chiama quell'altro, David Icke, a un certo punto qualcuno gli ha parlato, e in questo caso gli hanno parlato gli alieni, l'hanno contattato la mattina del 13 dicembre 63, allora 27enne, a capo di una prestigiosa rivista di sport automobilistici, quindi era un rettile ovviamente, un riccone. Rael ebbe, che non si chiamava Rael, aveva un altro nome, un Claudio qualcosa, ebbe uno straordinario incontro con un essere umano proveniente da un altro pianeta, nei pressi di un parco di vulcani spenti nella Francia centrale, più precisamente nel Capo. Nel quale occasione l'extraterrestre gli fornì una dettagliata spiegazione in merito alle origini della vita sulla Terra. E gli diede delle preziosi consigli sul modo in cui l'umanità dovrebbe affrontare il futuro che l'attende, così come descritto nel libro, il libro che dice la verità. La loro Bibbia, loro l'hanno chiamato il libro che dice la verità. Ah, ma vedo che ci sono ancora problemi. Vabbè, noi andiamo avanti. Questo è il libro che dice la verità, ragazzi. Né Dio né evoluzione, la verità sulle nostre origini extraterrestri. E non so, questo mischiare questa svastica, devo parlare così perché questo simbolo non può essere, non puoi parlare di questa roba su YouTube, e questo mischiare questi due simboli, non so, mi ricordava la Blavatsky, la teosofia eccetera eccetera. Il libro che dice la verità, Rael. Quindi vediamo un po', vabbè, dopo vediamo il loro libro, però qui vediamo che anche la TV li promuove, fanno articoli su di loro eccetera eccetera. Qui uno di loro e qui un altro, un certo Marco Franceschini, movimento raeliano con la ano finale, sempre questi italiano. E qui lo vediamo in TV. Nuove religioni, ci hanno creato gli alieni? Loro la TV come imparziale, loro come se si fanno la domanda. Intanto ti propongono quello che vogliono loro, no? Però è come se fanno apparire come se fossero tipo neutri, no? E questo è il nostro Franceschini. I figli delle stelle, cronaca di un raduno raeliano. Ah, no, qui ci sono tutti gli alieni, insomma. E all'età di questa è la storia invece di questo Claudio, ragazzi, che è diventato il loro profeta. Questa è una religione un po' come Scientology e tutta quella roba là. All'età di 27 anni Claude Vauquihon coltivava la sua passione di pilota di auto da corsa e di giornalista. Quindi era un rettile, insomma, in poche parole, ragazzi. Rettile non significa rettiliano, ragazzi. Rettile per dire, era un riccone, insomma, un mostriciattolo. Come è un mostriciattolo anche quello là che è tutto il cappello. Sono ricconi, ragazzi, solo al ricco non gli piace Dio, ragazzi, perché Dio ti dice che tu non devi piacere, non ti devono piacere i piaceri della vita, i piaceri sensuali degli sensi, no? O i soldi, la materia, no? Il ricco è perfetto, per questo vedi i ricconi che diffondono, che creano queste minchiate, no? Dove ovviamente non c'è Dio, c'è qualcuno che ti dica di limitarti un minimo, che cazzo. Questi qua poi sono pro le peggio porcate, adesso vedremo, ragazzi, anche il sesso fra i bambini. Allora, questo era un rettile. Tutto questo sarebbe cambiato il 13 dicembre 1973 quando recandosi al lavoro, scusate ragazzi, ho una certa età, ha incontrato un UFO, ragazzi, UFO, un UFO, ha incontrato un UFO lui, ragazzi.
che ha cambiato. Ah, ragazzi, c'è Coso che mi dice che io ho l'accento di un ubriaco. Lui si chiama Prometeo, è un utente intelligente che vede, che ho conosciuto ultimamente. Grazie per i complimenti. E quindi il mio accento è un po', sembra uno che ha bevuto. Vabbè, io mi sbrigo perché devo parlare veloce perché non voglio perderci troppo tempo, perché l'attention span è quello che è. Allora, recandosi al lavoro, il rettile incontra anche lui, l'UFO, che ha cambiato per sempre la sua vita, un po' come David Icke, un po' come coso, Luke Anali. E con questo messaggio che l'internauta, siamo aperti, andiamo avanti, un altro punto sempre di questo articolo che ho trovato online. Qual è il mondo ideale per questi ragazzi? Ok? Alla visione di un mondo ideale che poggerebbe su tre pilastri. In primo luogo la geniocrazia, che consiste nel dare il potere ai geni, limitando il diritto di voto alle persone il cui quoziente intellettivo è superiore del 10% alla media. Eleggibilità, quindi qua scopriamo che il mondo che vogliono creare non è proprio molto, nemmeno comunistico alla fine, o democratico, diciamo. L'eleggibilità a coloro il cui il quoziente intellettivo la supera del 50%. Il diritto di voto alla persona a cui il quoziente intellettivo è superiore del 10% alla media, e l'eleggibilità di coloro. Quindi, quelli che sono intelligenti possono votare, eccetera, eccetera. L'umanitarismo, quindi, che vuole instaurare l'uguaglianza sociale, rendendo lo Stato proprietario di tutti i beni, che darebbe in affitto per 49 anni. Vabbè, qui è tradotto questo pezzo, quindi non è molto chiaro, però insomma. Orrore degli orrori. Infine la creazione di un governo mondiale con moneta e lingua uniche. Bellissimo. Loro sono fieri di questo. Allora, questo Claudio, questo rettile che è stato contattato dall'UFO, dice che non devi tagliarti la barba se vuoi parlare con gli alieni, avere la telepatia, eccetera, eccetera. Se desideri ottenere una comunicazione telepatica di alta qualità, dice Rael, non tagliare i peli del culo, no, della capelli né della barba, ok? Quindi, poi il movimento raeliano fa l'apologia di una forma di sessualità sfrenata che diventa particolarmente discutibile quando la allarga l'educazione sessuale dei bambini. Ok? Quindi stiamo parlando di veri mostri, veri mostri. E loro vorrebbero che la maggiore età sia spostata a 15 anni. Piano piano lo spostano sempre di più, tanto poi possono fare che cazzo. Diversi seguaci responsabili del movimento sono stati perseguiti per corruzione o violenza sessuale di minori. Okay? Questo è il nostro Claudiuccio, ragazzi, che era stato contattato dall'UFO e ovviamente, essendo un rettile, va a finire al Parlamento americano, dove va. Perché stavano parlando sulla clonazione, siccome loro sono pro clonazione, perché secondo loro lo vedono come un estendere la vita all'infinito, cioè a raggiungere l'immortalità, quella che vuole raggiungere anche il nostro Morris, ragazzi. Invece tutti questi mostri, ragazzi, non gli va bene la vita così com'è, ragazzi, loro vogliono essere immortali, loro, capito? Quindi loro sono per il. Dicono che nel 2002 loro hanno clonato un essere umano con successo e grazie a questa cosa, questa donna per dire, ha clonato se stessa, la bambina che è nata, quindi lei diventerà eterna perché ovviamente potrà clonarsi all'infinito. Ragazzi, questo è il mondo in cui viviamo. Prima questa gente si metteva in manicomio, adesso la lasciano parlare perché c'è tutta un'agenda qua, ragazzi. Questa gente non capisce di essere usata. Ma comunque, vediamo un po' i loro manifesti. Le nostre origini extraterrestri, né Dio né evoluzione. Ogni forma di vita sulla Terra è stata creata scientificamente da una avanzata civiltà extraterrestre. Essi sono all'origine di tutte le religioni. Siamo pronti a ricevere le loro eredità filosofiche e scientifiche, perché loro dicono che tutti questi grandi filosofi li abbiamo mandati noi. Un po' come il film
il pianeta verde, no? Che vi abbiamo mandato anche Gesù o Sebastian Bach, tutti questi grandi menti li abbiamo mandato noi, erano dei semplici profeti, così abbiamo cercato di mandarvi per progredirvi nell'evoluzione, insomma. Allora. Qui vediamo anche le iene che gli fanno pubblicità, così altri polli vanno da questi. E qui vediamo loro, ragazzi, sia la clonazione che permetterà all'uomo di scoprire il segreto della vita eterna e di curare ogni tipo di malattia, tranne quella mentale. Poi, sia la libertà, sia la libera ricerca scientifica, non vincolata da interessi politici, militari e religiosi, ok? Insomma, potete fare esperimento con i feti, fate quello che vuoi, basta che riscoprite il segreto dell'immortale, immortaci, ok? Guarda, questa gente così ricca, così divertente, così... Queste sono le classiche donne di Luganale, ragazzi, così, che vanno in questi... Questa gente qua, ragazzi. E questo è il nostro eroe, il nostro Ezael si chiama lui. Ecco qui ci fa vedere un preservativo, insomma. Non so cosa vorrà dire, ragazzi, ma è bella gente, insomma, che dire, insomma. Niente. Qui due donne che si abbracciano, così si toccano, così e mettono questa cosa così. E poi qui ci vediamo un bacio fra non si sa che forse due uomini, non so. Comunque, torniamo un attimo al loro libro, il libro che dice la verità, no? Dice, fra i capitoli, quello che mi hanno colpito di più è la fine della Chiesa, la creazione dello Stato di Israele. What the fuck? L'uomo, una malattia dell'universo. What? Governo mondiale, la sovrappopolazione, il segreto dell'eternità. Ma andiamo in dettaglio, ragazzi. Ciò che vi permetterà di giungere alla creazione di un governo mondiale è la creazione di una nuova moneta mondiale e di una lingua unica. Ah, non ciò che. Ah, sì, perché vabbè, è un estratto questo, però questo è il loro obiettivo. Un governo mondiale, unica lingua mondiale, cioè dobbiamo tutti obbligatoriamente parlare una lingua. Ok, ragazzi? È una moneta mondiale. Leggete qua sotto, ragazzi, loro vogliono che tu, cioè oltre alla tua lingua, presto sarà introdotta una lingua che adesso i rettili si studieranno, una lingua nuova che tutti dovremo parlare, che non sarà l'inglese ma sarà una lingua diversa, ragazzi. Che sarà, dovete studiarla obbligatoriamente, ragazzi. Bisogna mettere i militari di carriera al servizio dell'ordine pubblico. Ciò deve essere applicato contemporaneamente in tutte le nazioni della Terra. Pegno indispensabile per la sicurezza. What the fuck? Se nel mondo intero i temperamenti guerreschi verranno ridotti alla totale impotenza, cioè dobbiamo essere tutti morti mosci, allora questo avverrà, cioè loro si presenteranno, questi nostri dei alieni, scusate. Se l'amore dell'umanità per se stessa, stanno manco a scrivere, qui ci sono errori di battitura. L'umanità per, questo è il libro ufficiale loro, ci sono errori. Se l'amore attenzione al 666. Se l'amore dell'umanità per se stessa, per la vita e per noi sarà abbastanza forte, allora sì, noi verremo alla luce del sole. Noi resteremo in attesa e se l'essere umano continuasse ad essere aggressivo e progredisse in modo pericoloso per gli altri mondi, noi annienteremo questa civiltà ed i luoghi dove essa conserva la propria ricchezza scientifica. Sarà nuovamente un Sodoma e Gomorra, nell'attesa che l'umanità sia degna moralmente del proprio livello scientifico. Moralmente, ragazzi, sentiamo qual è la loro morale, ragazzi. Sentiamo la loro morale. Piacere, il nostro cervello, dicono gli Elohim, è stato creato per cercare il piacere, e di piaceri ce ne sono un ventaglio, tra i quali anche la sessualità. E il piacere, se il nostro cervello non svolge la funzione per cui è stato creato, cioè ricercare il piacere, cosa fa?
emette delle tossine, si trasformano in malattia e poi muori. E purtroppo la nostra cultura colpevolista ci ha insegnato che noi siamo qua per soffrire e niente di più falso, e le conseguenze si vedono. Ok ragazzi, questo è un riccone, ragazzi, che vuole divertirsi costantemente, come un drogato, ragazzi, che vuole il piacere continuamente, no? Senza limiti, no? Questi sono questi, ragazzi. E dicono ovviamente che la Chiesa ci ha messo un minimo di regole, così non ci ammazziamo. Porca troia, è cattivo. Dobbiamo, ma anche i bambini, dobbiamo fare stesso con i bambini, dicono questi. Tutta questa, questa è la loro morale, ragazzi. Quindi gli alieni si presenteranno a noi, ragazzi, quando avremo raggiunto una degna, moralmente, livello, insomma. Quindi, nel messaggio che sarebbe stato trasmesso a Rael, che sarebbe stato trasmesso a Rael, si legge che gli Elohim contattarono circa 40 persone, e loro dicono Elohim è plurale, non è singolare, dicono. E quindi la Bibbia, Elohim non è Dio, Elohim è plurale, tutte le stesse cose che dicono i biglini e varie, tutta questa già, quindi plurale, quindi loro, gli alieni. Allora, nel messaggio che sarebbe stato trasmesso a Rael si legge che gli Elohim contattarono circa 40 persone perché agissero come loro messaggeri sulla terra, inclusi Mosè, Elia, Elia, ragazzi, sarebbe anche Eliseo, uno di questi, Eliseo Bonanno, Ezechiele, Maher Vivia, Buddha, Giovanni Battista, Gesù, Maometto, Joseph Smith. Ah no, non è, ah, Joseph Smith, sarà qualche altro schizzato, hanno mandato, non so chi è. Lao Tzu, Socrate, Maria Vergine, Zoroastro, Abramo, Noè, Krishna, Confucio, Ermete, Trasmigis, Abjibjibja, Abjibjibja. E questa è una donna che te se fa. Volevo dire, una donna sul letto adornata con simboli israeliani. Questo è un Raelian, ragazzi, loro, il piacere per loro è tutto. Yeah. Significato del nome Rael, ragazzi. Andiamo a vedere l'etimologia, da dove arriva questo bel nome. Rael significa il signore della luce, angelo della luce. Lucifero! Alcuni studi indicano la relazione del nome Rael con il nome di un angelo della mitologia egizia. Da Israel il nome farebbe riferimento alla dea Iside, Israel, poi e al dio faraone Ra, Isra, combinato con il suffisso El, che significa Dio. Per estensione, e combinando i significati legati a questi personaggi, il nome Rael significa signore della luce o angelo della luce. Bene, passiamo ad altre cose, ma vedo che vi sto perdendo, vedo quando metto test, troppo test, vi sto perdendo, e allora io subito corro ai ripari, ci metto un po' di meditazione. E utilizzare la meditazione, che è una delle tecniche che gli Elohim hanno sempre insegnato ai loro profeti, ma poi queste tecniche si sono perse nel nulla, si sono trasformate in preghiera, solo il buddismo la mantiene ancora viva e noi raeliani. La meditazione che cos'è? È fare l'amore con i propri neuroni e prendere coscienza che abbiamo sempre e solamente delle reazioni all'interno di noi, e quando ci si sente collegati all'universo, all'infinito, non si può che essere felici. Il piacere, sta buono, sempre al piacere, pensi, state buono un attimo, allora, ok ragazzi, connettersi con l'universo, il tutto, no? Allora, solo chi ha i geni giusti, ragazzi, ha diritto a questa eternità. Tutti gli esseri umani del nostro, questa volta ho parlato come un tunisino, ragazzi, tutti gli esseri umani del nostro pianeta ad una certa età si fanno prelevare delle cellule e sperano di essere scelti per rinascere dopo la loro morte. Tutti lo sperano e vivono cercando di meritare questa risurrezione. Una volta morto, un gran consiglio dei rettili formato da eterni, di sta minchia,
si riunisce per giudicare, capito? Non è più Dio che giudica, ma è l'uomo, il rettile, per giudicare in un giudizio finale chi sono quelli che fra i morti nel corso dell'anno meritano di vivere un'altra vita, capito? Loro decidono chi vivrà, chi morrà, a chi potrà vivere in eterno. Per tre esistenze, cazzo, l'Eterno è in tirocinio e alla fine di questo, di queste tre vite, il Consiglio degli Eterni si riunisce per giudicare, attenzione, alla luce delle opere dell'interessato, se questi merita di entrare nel Consiglio degli Eterni come membro permanente. A partire dal momento in cui si desidera una nuova vita, non si ha più diritto ad avere figli. Questo evidentemente non preclude l'amore, ci permette, ovviamente, loro, ovviamente, non sesso ci sarà sempre il fulcro della nostra esistere, il piacere, il sesso, sesso, anche con i bambini, anche con le sedie, con i tavoli, con il divano, sesso continuamente, sesso, la religione che ha rotto i coglioni con tutte queste regole, noi dobbiamo scopare la mattina, la sera, ok. Torniamo in noi. Che lingua parlate sul vostro pianeta? Dice, avrebbe detto, ovviamente tutto questo è un racconto di questo rettile francese, ragazzi, che si è inventato, che è stato contattato dal nulla. E al nulla lui ha fatto la domanda: che lingua parlate sul vostro pianeta nullo? La nostra lingua si... direbbe il nulla, dice, la nostra lingua ufficiale si avvicina molto all'ebraico antico. You get it? Ok. Ma il rettile francese gli fa domande a questo UFO, ragazzi. Ma se vivete così a lungo e non lavorate, non vi annoiate? No, mai. Finché facciamo solo le cose che ci piacciono, a caso. Solo piacere. Niente, Dio diceva, la terra ti darà da mangiare se sudi, no? Altrimenti, se noi ragazzi abbiamo tutto facile, noi diventiamo dei pezzi di merda, ragazzi, quando hai tutto facile. Invece il lavoro, ragazzi, ti fa, capito? Nel senso, dai più valore a quello che stai avendo, no? Hai sudato per averlo, no? Invece no, dobbiamo stare così, scopare con i bambini. Oh, se io dico questa cosa, così mi chiudono il video. Ma tanto lo faranno lo stesso perché c'è la svastica. C'è... Ok, quindi al limite questo video lo metto solo su BitChute. Quindi, no, mai! Non ci annoiamo noi perché facciamo solo le cose che ci piacciono. E soprattutto l'amore. Troviamo le nostre donne molto belle e ne approfittiamo. Le nostre donne, parlo in plurale, ragazzi. Okay. Esiste il matrimonio, dice il rettile francese al nulla? E il nulla risponde: no, le donne sono libere e anche gli uomini possono fare come cazzo gli pare, ragazzi, scopare con uno con l'altro. Questa è la vita, pura vita. Le coppie esistono e quelli che hanno scelto di vivere in coppia possono farlo, ma sono liberi di riprendere la propria libertà. Libertà, capito? Come se fosse un qualcosa di brutto stare con una persona. Quando vuoi, possono riprendersi la loro libertà quando vogliono, ragazzi. Ci amiamo tutti gli uni gli altri. Tu dai tutto un'orgia. La gelosia non esiste, poiché tutti possono avere tutto. E la proprietà è stata abolita! Su 7 miliardi di abitanti vi è solo 1 milione circa di inattivi, quasi tutti in trattamento, che sono generalmente degli squilibrati morali che vengono curati dai nostri medici per circa 6. La piattaforma numero 6. Per 6 mesi vengono curati. Capito? Ovviamente, se tu pensi che ma in quella, nella loro società, ma dovremmo avere un po' di limiti, cazzo, che qui non possiamo fare.
Vieni, ti fanno il TSO, ti portano e ti curano per 6 mesi dai loro dottori, ragazzi. Ok? Bellissimo. Abbiamo un genere di corse d'auto a propulsione atomica. Chi la appassionerebbe? Avrebbe detto nulla al rettile che era appassionato di corse. Era un rettile, aveva i soldi, capito? Andava alle corse. Sto francese, no? Claudio. E ovviamente lui il nulla gli dice che nella nostra pianeta noi abbiamo un genere di corse d'auto a propulsione atomica che l'appassionerebbe. Ed anche giochi molto brutali, simile alla boxe, ma ne esistono di ancora più violenti, come ad esempio un tipo di rugby che si pratica nudi e in cui... Nudi, ragazzi. A loro piace il nudismo, ragazzi, ma se la Bibbia ha scritto che noi dobbiamo... anche la donna si deve coprire bene. Forse perché poi il vedere il culo di una donna così come ce la sbattono adesso ha un effetto sull'uomo e poi quell'effetto è che te lasci con tua moglie, vai di qua, vai di là e fai una vita miserabile come sti disperati qua col cappello così che hanno. Sono come dei drogati che vogliono essere sempre eccitati. Si sono annoiati con una, devono andare dall'altra, poi dall'altra, poi dall'altra. È come un drogato che non arriverà mai, no? Perché ci vuole un balance, no? Altrimenti tu vorrai sempre di più, sempre di più, sempre di più. Okay? Quindi noi, il nulla gli avrebbe detto che noi abbiamo un rugby che si pratica nudi e in cui tutti i colpi sono permessi. Ah, non ci sono regole. Box, lotta, eccetera. Tutto questo può apparirle barbaro, ma non dimentichi che ogni estremo deve essere equilibrato, altrimenti crolla. Una civiltà estremamente sofisticata deve avere dei contrappesi primitivi. Sì, capito ragazzi. Loro vogliono avere la scusa per esprimere la loro natura animale, cazzo! Queste sono ste bestie di merda. Sono gli animali, ragazzi, delle bestie. E vogliono avere la scusa per creare un mondo di bestiame, di sesso sfrenato, libertà su tutto, senza nessuna regola, no? Se il nostro popolo non avesse i propri idoli nel proprio sport favorito, avrebbe una sola voglia: morire. Quindi, insomma, come qua. Dunque, gli Eterni hanno una vita del tutto diversa dagli altri abitanti? Quindi sono gli Eterni quelli che vivono ancora di più, eccetera, eccetera. Se hanno fatto i bravi, sono intelligenti abbastanza, eccetera. Comunque, certo, vivono in disparte, capito? Come in Albania, ragazzi, durante il comunismo c'era la testa dei rettili, diciamo, per quanto dicevano che ah, questo è comunismo, siamo tutti uguali, però c'era addirittura Bloku, lo chiamavano, cioè Bloku, cioè il blocco lo chiamavano, a Tirana c'era proprio un punto della città dove c'erano i villoni, dove stavano i comunisti, quelli più... Oppure anche a Durazzo per dire, cioè sta al mare dove, nella mia città, so che nessuno mi fotte in cazzo, però c'è una spiaggia dedicata solo ai rettili, ragazzi, solo ai comunisti, quelli più valorosi. Praticamente tu non potevi entrare là perché c'era l'esercito, a ogni ingresso c'era un soldato che difendeva i rettili che volevano stare al mare per cazzi loro, non in mezzo a noi, poveracci. Come Covalescenza lo chiamavano, anche in albanese, Covalescenza. Dove il rettile si... Vediamo se c'è... Non posso perdere tempo. Devo farvi vedere, però era un posto verdissimo con alberi. Invece tutta la spiaggia dei poveracci non c'erano alberi, diciamo. Tranne un po' più giù. Vabbè, comunque sì. Questo per dire, ragazzi, le cose non sono mai cambiate. Anche in comunismo, ragazzi, quello che aveva il sangue giusto faceva una bella vita. Comunque sì. Quindi... Questa elite, diciamo, anche nel loro mondo, nel pianeta del nulla, il pianeta del nulla, ragazzi, è il mondo che loro vorrebbero creare qua. Cioè. Certo, vivono in disparte, in città che sono loro riservate e si riuniscono regolarmente per prendere delle decisioni, ok? Che riguarda la tua vita, poveraccio, con un quoziente intellettivo troppo basso. Qui adesso sono riandato al suo Pinterest. Pinterest è un sito dove praticamente salvi immagini dalla rete e questo è l'account suo.
E qui vediamo un po' di immagini che lui ha messo nel suo account. Che bello è quando, se, quando saremo tutti uniti, dice qua, in inglese. Qua. Taken from the Maitreya. Maitreya, ragazzi. Maitreya è il loro messia del nuovo mondo, diciamo. Quello che unirà tutte le religioni sarà il vero messia, ragazzi, secondo i rettili. Qui tutte le citazioni pro LGBT, tutta quella roba là. E di nuovo qua. E se tutti quanti ci prodigassimo, prodigassimo, si dice così, io non ho mai letto sta parola. Ci prodigassimo, se tutti quanti ci prodigassimo, non so che cazzo è, in uno slancio di cooperazione, cooperazione, ragazzi, comunismo. E altruismo e compassione, creeremo un mondo di amore. Poi qui ci dice: l'educazione può cambiare tutto. La gente è razzista, è è contro le differenze per mancanza di educazione. Quindi abbiamo educazione sessuale, ragazzi. Ai bambini insegniamo tutto. Qui vediamo il suo personale adesso, è canale YouTube. Lui è un rettile, ragazzi. Lo puoi vedere anche dal de qua davanti. È un aristocazzo, ragazzi. E questo è il nome utente, ragazzi. Ezael 666. E anche i subscribe sono 36, ragazzi. 36. E qui fra i video ci sono: Love is love. Amore è amore. Possiamo anche amare un bambino e fare sesso con un bambino. Tanto è amore. Qui vediamo lui una schermata con un altro malato di un altro suo. Schizzato. E qui, sempre fra le sue immagini di Pinterest, c'era questo che dice: a nome di Satana nessuno ha ammazzato nessuno, niente, nessuno ha mai ammazzato, ma a nome di Gesù e di Dio e di Maometto, quanti morti ci sono stati, no? Questa è una citazione di Carl Sagan, ragazzi. Sagan, che cazzo. Qui avevo questa immagine: nessuna filosofia o religione ha portato un messaggio migliore, una notizia migliore dell'ateismo, dice quest'altra. Annie Wood. Qui vediamo il suo Pinterest, ragazzi. Ho fatto una schermata così generale. C'erano due libri di Biglino. C'era una con la passera di fuori, quasi, che dice: la mia figa, e c'è tutta minchiata così. E c'era lui qua, Rael TV, che fa l'intervista. Rettile, ragazzi, il microfono, tutto. Rettile. Fa interviste, sarei veramente curioso, magari questa curiosità ve la trasmetto a voi, andate a vedere voi le interviste che fa, le minchiate che dirà, immagini sono veramente interessanti, capite? Tutte minchiate del genere, ragazzi, capito? E qui vediamo la solita gente, da donne disperate che non sanno che cazzo fa del loro tempo, hanno soldi da buttare, sono i clienti di queste religioni, come... Ce ne sono tante religioni come questa, ragazzi. E il rettile è contento, gli prende i soldi e si fa pure una di queste disperate perché non ha nessun tipo di limite. Ovviamente loro possono scoparsi anche i bambini, c'è anche le sedie, anche i tavoli. Ecco, sempre nel suo Pinterest, ragazzi, ci sono immagini tipo queste. Ecco. Tutta gente nuda così. Nuda, forse non capisci, è nuda questa. Speriamo che YouTube non lo leva. C'è un culo di donna. Questi sono sta gente, questi. Qui c'è uno che dice fanculo a Dio, qua sotto. E poi qua dici: prendono in giro Dio un'altra volta. Oh, mi hai offeso. Adesso manderò. Adesso mando il mio figlio, così lo potete uccidere, così io vi posso perdonare. Insomma. Ragazzi, dei zozzoni, ecco, altre immagini. Noi siamo nati nudi, ma poi le religioni ci hanno messo le catene. Ragazzi, dei tossici, questa è gente tossica, ragazzi. Dei drogati, come il drogato che vuole sempre scopare, sempre nudo, qualsiasi cosa che è proprio totalmente senza limiti, no? Questi sono questa gente qua. Ecco, siccome Dio non esiste, no?
Se tu condividi questo testo qua che dice parla male di Dio e vedi che entro 2 minuti non ti succede niente, allora significa che Dio non esiste. Roba da bambini, cioè, aveva sto mongolo qua nel suo Pinterest. Qui sono a favore, ecco, i ravioli al vapore li porta Biancaneve, il robot. Guarda, sono tutti contenti che c'è questa roba qua, il robot. Che bello il reddito di cittadinanza, tutte queste minchiate così. Quindi avviamoci alla fine, vi abbiamo presentato Ezrael 666, ragazzi. Ma passiamo, perché c'è anche un libro sul loro sito in italiano, e prendiamo un po' di perle dal loro libro al volo. Ogni essere umano, articolo 2, la loro Costituzione, si vede. Ogni essere umano ha il diritto di disporre come meglio crede il proprio corpo, a meno che ovviamente non si tratti di questa roba qua. Che non so se la mia immagine adesso, vediamo. Si vede? Sta funzionando. Quindi, ogni essere umano ha il diritto di disporre del proprio corpo come meglio crede il proprio corpo. Sì, sono ubriaco, ragazzi. Ha ragione Prometheus. In piena coscienza di scegliere la propria sessualità. You got that? Insegnare l'educazione sessuale fin dalla più tenera età, la naturale espressione genetica delle diversità sessuali nelle specie viventi, compreso l'essere umano, saranno tema di insegnamento dell'educazione sessuale. Attenzione ragazzi, loro si vantano adesso in questo riquadro qua sotto che le Nazioni Unite, ok, in una recente direttiva, stanno promuovendo l'insegnamento dell'educazione sessuale su vasta scala ai bambini fin dai 5 anni di età. E loro si vantano di queste cose, no? E dicono, giustificano, loro dicono, è importante notare che questo rapporto contiene delle direttive che sono state messe da punto a punto da un team di esperti caso, capito? Esperti mongoloidi, schizzati, demente, che vogliono un mondo senza regole. Esperti mondiali, eh? I quali hanno passato in rassegna più di 80 studi, e hanno dimostrato che insegnare a masturbarsi al bambino di 5 anni è molto buono. Prima di trarre le loro conclusioni, capito? Stando al rapporto, fin dall'età di 12 anni i bambini dovrebbero apprendere nozioni sull'aborto e la contraccezione. Ci sono commenti da fare? Loro insegnano fino ai 12 anni i bambini ad ammazzare, ragazzi. Ok? Quindi concludiamo in bellezza con Se questo. avete dubbi sull'esistenza degli extraterrestri, immagino di sì che ne avrete, ma vi faccio una semplice domanda: Dio è un terrestre? No, allora è un extraterrestre. Dunque, giungete voi a delle conclusioni. Bene, ragazzi, io sono giunto alla mia conclusione, penso anche voi. Arrivederci.